Salve amici di Guida Galattica per Fisioterapisti e benvenuti a questa sesta intervista galattica. L'ospite di oggi che vedete al mio fianco è Matteo Castaldo. Ciao Matteo. Ciao, ciao a tutti. Come sempre, insomma, invitiamo fisioterapisti che sono altamente specializzati in un particolare ramo della fisioterapia. Il motivo per cui abbiamo invitato Matteo oggi è per la sua specializzazione nel ramo del trattamento dell'arachide cervicale e delle cefalee. Matteo, ti chiederei di fare una piccola introduzione, un po' di quello che è il tuo background, di quella che è stata la tua formazione, quello che è stato il tuo percorso, la tua carriera fino a questo momento. Ok, sì, intanto io sono un collega, un fisioterapista di Parma, che dopo essersi laureato in università qua a Parma ha intrapreso, come magari diversi di noi, tanti percorsi di terapia manuale anche all'estero, che hanno portato pian piano a farmi specializzare in quello che era l'ambito che in realtà da sempre mi interessava di più, ovvero l'ambito cefalee, problematiche di arachide cervicale e quant'altro. Sono arrivato poi ad avere la possibilità di iniziare un dottorato di ricerca presso l'Università di Aalborg in Danimarca, in scienze biomediche, in biomedical science, e che mi ha permesso appunto di approfondire ulteriormente, anche come ricercatore, il tema appunto delle problematiche cervicali, sia di tipo traumatico, quindi colpo di frusta, che di tipo meccanico, e il ruolo dei trigger point, il ruolo della sensibilizzazione centrale, e mi ha portato poi pian piano a muovermi nell'ambito cefalee, andando a occuparmi adesso di ricerca già da diversi anni su questo tema, con un progetto di ricerca internazionale che coinvolge Danimarca, Spagna ed Italia, di cui sono appunto responsabile per la parte italiana, diciamo. E quindi infatti, diciamo, proprio partendo da questa che è la tua esperienza, la prima domanda è proprio su questo argomento specifico. Che tipo di relazione esiste fra arachide cervicale e le cefalee? Cioè, come sono connesse queste due strutture? Cioè, queste Sì, strutture, questa patologia con queste strutture? diciamo che secondo il modello medico classico tradizionale, quella che è la classificazione attualmente in voga delle cefalee, sempre internazionale, si è sempre data poca attenzione, poca rilevanza all'arachide cervicale come possibile cofattore, concausa o addirittura causa principale in alcuni casi di alcuni tipi di cefalea. In particolare solo la cefalea cervicogenica veniva in qualche modo connessa a problemi di arachide cervicale, quando sappiamo che in realtà molte più forme di cefalea, sia primarie che secondarie, hanno una componente, una concausa anche di tipo cervicale. Questo è stato dimostrato negli ultimi anni da tantissimi studi in letteratura, in cui hanno studiato particolarmente il ruolo delle afferenze miofasciali, delle afferenze trigeminali e delle afferenze ovviamente anche cervicali, specialmente dell'arachide cervicale alto, e di come queste afferenze trigeminali e cervicali vadano a confluire sul nucleo che è chiamato nucleo trigemino cervicale, che dà la base, diciamo, da un punto di vista neurofisiologico del perché problematiche che nascono a livello cervicale, che siano di tipo miofasciale, articolare o strutturale o quant'altro, possono in qualche modo andare poi a manifestare un sintomo nell'area ovviamente della testa e quindi generare il famoso mal di testa del paziente. Questo è stato sempre più studiato, in particolare in relazione al fenomeno della sensibilizzazione centrale, di cui sempre più si parla in letteratura e in fisioterapia e nel mondo medico in generale, ed è una cosa su cui anche tanti neurologi e ricercatori, quindi non soltanto noi fisioterapisti, si stanno sempre più dirigendo in ambito di ricerca e di letteratura, perché sembra essere il modello di eziopiattogenesi che più probabilmente ci permette di comprendere e di spiegare il perché alcune cefalee nascono, evolvono in un certo modo lungo il corso del tempo, degli anni, ecco. Sì. E quindi infatti stavi parlando appunto di diversi tipi di cefalea che hanno diversi sintomi e quindi anche un'eziologia diversa. E quindi il trattamento fisioterapico come si inserisce da questo punto di vista? Cioè, come possiamo capire quando è il caso di intervenire e in che modo? E soprattutto, se ci puoi parlare più nello specifico di quali sono le red flags per un mal di testa, cioè quali sono quei segni e sintomi che è il caso che po possono essere potenzialmente preoccupanti o che comunque possono nascondere un rischio, insomma. Sì, beh, esistono sicuramente tutta una serie di test e valutazioni funzionali che sono state anche studiate in letteratura e sono state individuate attraverso una serie di studi come quelli che più sono utili per
per valutare appunto delle problematiche da un punto di vista muscoloscheletrico in questi pazienti. Quindi ci possono aiutare in questo modo a capire quando quel paziente che ci si presenta in studio davanti per una prima valutazione possa avere o meno delle caratteristiche, delle componenti su cui poter lavorare. Perché è ovvio che la base del nostro successo su questi pazienti è individuare quali sono i famosi responders, cioè quei pazienti che possono beneficiare, giovare di un approccio di terapia manuale, di disfunzioni muscoloscheletriche e quant'altro, e sulla base di questi test e di queste valutazioni. In questo modo possiamo vedere, possiamo aiutare questi pazienti da un punto di vista del miglioramento della loro sintomatologia clinica, quindi soprattutto in termini di frequenza, di intensità e di durata degli attacchi. Non da meno è l'utilizzo di farmaci. Questi sono spesso pazienti che ovviamente hanno una storia lunga di anni e anni, sono pazienti cronici che hanno provato a livello di terapie farmacologiche sia preventive di profilassi o anche sintomatiche, hanno provato un po' di tutto, un po' in autogestione, un po' sotto consiglio del neurologo, di vari neurologi spesso che li hanno seguiti, ma spesso ovviamente se arrivano da noi è perché hanno trovato poco giovamento o solo parziale o solo temporaneo con un determinato approccio, e quindi ovviamente sono pazienti che vanno in cerca di qualcos'altro perché sono ancora insoddisfatti di quello che è il loro andamento clinico del mal di testa. E infatti l'altra cosa che dicevo, oltre al miglioramento dei parametri clinici come frequenza, intensità e durata, spesso questi pazienti, quando sono appunto pazienti adeguatamente valutati e quindi trattati nel modo giusto, possono avere un miglioramento anche dell'uso di farmaci, cioè usare meno farmaci sintomatici al bisogno, che è una cosa che spesso sottovalutiamo, ma che invece è molto importante e sta molto a cuore in questi pazienti, perché appunto prendono farmaci antidolorifici e analgesici da una vita, e sviluppando a volte delle vere e proprie forme di problema da troppi farmaci, di eccesso di farmaci, che infatti è un tipo di cefalea che viene considerato proprio in questi pazienti che prendono così tanti farmaci, che siano triptani o analgesici, da addirittura divenire quasi intossicati e dover seguire dei programmi di disintossicazione, perché il farmaco stesso induce a sua volta poi il mal di testa. Per quanto riguarda la tua domanda sulle red flag, ovviamente un mal di testa che insorge in maniera repentina in un soggetto non più giovanissimo o che sta avendo un peggioramento molto molto rapido, o una storia di trauma che non è stata indagata o di trauma grave che non è stata indagata tramite ovviamente degli esami strumentali, oltre a tutte quelle che possono essere le red flag classiche che fanno pensare a una patologia sistemica, ovviamente tumorale o di quant'altro tipo, tutte caratteristiche che devono farci sospettare ovviamente ed eventualmente ragionare prima di partire su quel paziente con un approccio appunto di terapia manuale, di educazione, di esercizi e quant'altro, avere magari prima una valutazione anche neurologica o comunque degli esami a volte strumentali, giusto per essere sicuri che andiamo a lavorare su un paziente che realmente possa poi beneficiare di quello che noi possiamo fare per loro, ecco. Cioè. Ovviamente hai parlato del neurologo, esistono anche altre figure all'interno di un team multidisciplinare per l'approccio al mal di testa, al cefalea? Sì, assolutamente, perché sono pazienti che spesso ovviamente, soprattutto se ne soffrono da tanti anni, hanno delle componenti psicologiche importanti, sono pazienti spesso che sviluppano delle forme ansiogene, a volte depressive vere e proprie, con tanto di diagnosi mediche, di terapia farmacologica per curare questa depressione. In generale hanno fenomeni di catastrofizzazione, poca motivazione anche alla guarigione, perché ormai sono stufi di essere rimbalzati da uno specialista all'altro, di provare terapie che risultano solo parzialmente efficaci o del tutto inefficaci. Quindi è ovvio che da questo punto di vista, se anche noi fossimo molto molto bravi da un punto di vista manuale, diciamo, e di esercizi, di valutazione, di trattamento, risulta comunque parziale quello che noi possiamo fare su un paziente che ha una componente psicologica che lo limita in quelli che possono essere i suoi miglioramenti. Quindi a volte lavorare in team con uno psicologo specializzato in questi disturbi è assolutamente molto molto importante, così come può essere importante l'approccio di quello che può essere un ortodontista, un oniatologo, perché ci sono problematiche ovviamente con comorbidità anche di tipo temporomandibolare, che possono essere sia articolare che miofasciale ancora una volta, che possono ovviamente, per un discorso anche di innervazione trigeminale e quant'altro, contribuire, sommarsi a quella che è la componente per esempio cervicale, e quindi ovviamente anche in questo caso ci può essere un intervento da parte nostra e della figura anche medica o appunto dell'odontoiatra di riferimento per gestire anche la parte di disfunzioni temporomandibolari. Cioè, hai parlato appunto di quella che è un po' la sfera psicologica, e quindi rientriamo un po' in quello che è il modello biopsicosociale di approccio al paziente, piuttosto che insomma il vecchio approccio meramente biomeccanico.
Più nello specifico, se andiamo un po' più nella pratica quotidiana, nella pratica clinica, come realizzi questo approccio all'interno del tuo studio, per esempio? Cioè, qual è il setting della visita normalmente? Come si svolge una prima seduta? Qual è il tipo di valutazione soggettiva? Quali sono le domande che fai ad un paziente che entra per la prima volta in uno studio e che lamenta una cefalea, un mal di testa? Sì, intanto penso sia molto importante quello che stavi dicendo poco fa riguardo al modello biomedico, diciamo, classico, strutturale dal nostro punto di vista rispetto a quello che è un modello biopsicosociale. Sappiamo tutti che in fisioterapia ormai si parla, come nel mondo medico in generale, di biopsicosociale perché non possiamo partire dal presupposto biologico e basta, così come dal nostro punto di vista non possiamo solo valutare la disfunzione di un tessuto. La cosa importante è ovviamente contestualizzare all'interno dell'esperienza della vita di quel paziente, quel problema, e soprattutto su pazienti di questo tipo, che come dicevamo prima sono pazienti spesso cronici, che soffrono di mal di testa da tanti anni, hanno iniziato magari soprattutto da ragazzini, e sono pazienti spesso scoraggiati, demotivati, se non appunto proprio depressi o con sindrome ansiosa. Quindi è ovvio che un approccio più globale a 360 gradi che valuti e metta al centro il paziente e non tanto il loro mal di testa, la loro problematica o patologia, è assolutamente la chiave per questi pazienti. Tant'è vero che la valutazione viene fatta, una valutazione molto personalizzata, che ovviamente va ad indagare tutte le caratteristiche di quella persona, oltre che del suo mal di testa, quindi anche di come questa persona si approccia e si relaziona, quanto viene limitato nella sua vita di tutti i giorni a questo mal di testa. Si stila quello che può essere definito come un piano, un'alleanza terapeutica, un obiettivo comune, si ragiona per obiettivi su questi pazienti, perché ovviamente andare a navigare soltanto a vista in alcuni casi può essere sufficiente, ma in alcuni casi no, perché il paziente non è interessato a quello, vuole avere giustamente un'idea di quello che stiamo facendo, spesso è un percorso che non hanno ancora fatto, un approccio, è una parte, diciamo, del loro problema che non hanno ancora esplorato, nonostante ne soffrono da anni, e quindi giustamente dobbiamo essere bravi a fare una prima valutazione, una prima visita che indaghi tutti gli aspetti del suo mal di testa, quindi da sapere da quanti anni ne soffre, la localizzazione, il fatto che cambi, come risponde ai farmaci. Ovviamente la frequenza, l'intensità, la durata, tutto quello che può essere limitato nella quotidianità da queste problematiche, se ci sono interferenze con altre problematiche di altra natura e quant'altro. Quindi la prima valutazione ovviamente si struttura in maniera un po' più lunga e richiede una lunga intervista, una lunga anamnesi a questi pazienti. Scusa se ti interrompo, una domanda su questo. Tu utilizzi dei questionari nel tuo studio? Sì, noi utilizziamo molto dei questionari, c'è per esempio l'EDIC Disability Index, che è un questionario un po' come il NEC Disability Index a livello cervicale, questo indaga quanto fondamentalmente il paziente sia limitato nella vita di tutti i giorni dal mal di testa. È una cosa che io utilizzo molto, visto che parlavamo prima della sensibilizzazione centrale che spesso è presente in questi pazienti, è il CSI, che è il Central Sensitization Inventory, che è un altro questionario che permette di capire, di avere un'idea, perché poi un gold standard ancora non c'è, quando un paziente è sensibilizzato, perché una volta che questo paziente è sensibilizzato sicuramente ha bisogno di un approccio diverso, più globale, e non è sufficiente il singolo approccio di terapia manuale o di fisioterapia. Ecco, quindi assolutamente questi sono i due questionari che utilizzo di più in clinica. Poi se ne possono usare tanti altri, come il MIDAS, per esempio, per gli emicranici, che nasce apposta per questo tipo di pazienti, però i due che io utilizzo di più sono assolutamente questi due, e la cosa che più uso quotidianamente con questi pazienti assolutamente è il diario della cefalea. Il diario della cefalea è da tenersi per almeno un mese, classicamente, ma ovviamente al mio paziente io lo faccio tenere finché rimane in cura. E bisogna spiegargli molto chiaramente all'inizio come va compilato e quali sono i benefici che lui stesso potrà giovarne, perché serve da un lato a noi ovviamente per valutare alcune cose che il paziente verbalmente si scorderebbe spesso di dire o comunque non avrebbe coscienza di rendersene conto. E proprio per lui, per poter oggettivare alcuni cambiamenti, che può essere appunto la risposta al farmaco, quanti farmaci prendi in un mese, se hai dei sintomi associati all'attacco di mal di testa che magari cambiano e prima invece arrivavano, oltre che la frequenza, l'intensità e la durata di ogni singolo attacco. Quindi il diario è sicuramente uno strumento importantissimo su questi pazienti perché permette di vedere la situazione di partenza, qual è, quindi prima del nostro intervento, e valutare nel tempo l'andamento. E, di solito fornisci i questionari prima della prima visita o ne parli, insomma, durante il primo appuntamento?
Nel mondo perfetto sarebbe bellissimo darli al paziente prima, nel senso che avere il paziente che ti arriva dopo un mese di diario, prima della tua prima valutazione, prima del tuo primo trattamento, tu avresti veramente la situazione pulita prima dell'intervento, del nostro intervento. Purtroppo così è difficile. A me capita al massimo di avere paziente, poi magari per un motivo o per un altro, di non riuscire a rivederlo per 15 giorni. E quindi quei 15 giorni dopo la prima valutazione lui tiene il diario, abbiamo comunque un'idea non di un mese ma almeno di 15 giorni di come realmente lui sta prima del nostro intervento e poi lo mantiene quando noi impostiamo il nostro trattamento. Sarebbe importantissimo farlo per un mese, però il problema è che il paziente che ti chiama oggi perché appunto ha bisogno di te per queste problematiche, metterlo in stand-by in attesa per un mese diventa difficile proprio perché sono pazienti, come diciamo prima, che spesso sono già demotivati, quindi dobbiamo essere noi. Nella prima valutazione, nella prima visita, fargli vedere due cose fondamentalmente, che siamo figure ovviamente competenti e specializzate su questi problemi, perché come ben sai purtroppo gira di tutto nel nostro mondo e quindi sono anche spesso imbattuti in personaggi auto-improvvisati, se no curatori o chissà che cosa, senza averne magari le competenze e quindi ovviamente questo diminuisce il nostro potere, perché il paziente parte già demotivato per questo e quindi questa è una cosa sicuramente che dobbiamo mostrare al paziente la prima volta. E la seconda cosa è fargli vedere tramite questa serie di valutazioni di test che noi possiamo, a me piace dire, dialogare con il loro mal di testa, cioè che siamo in grado di accendere e spegnere un sintomo alla testa tramite i nostri test, perché questo è molto molto potente per il paziente. Il paziente, finché gli parliamo e basta, può vedere che siamo bravi a parlare, competenti, empatici nei suoi confronti, eccetera. Ma nel momento in cui lo corichi, lo fai coricare sul lettino, e sei in grado veramente, tramite delle stimolazioni, dei movimenti, dei test, di riprodurre il loro mal di testa. Questa è una cosa molto molto potente, molto di impatto per tanti pazienti, perché è un qualcosa che solitamente ovviamente il neurologo non fa. No, certo. Parlando appunto di, insomma, prima valutazione e poi trattamenti, in un paziente cronico, che frequenza hanno i trattamenti e solitamente quanti trattamenti di solito è un percorso che dura un certo periodo, o consigli normalmente un numero di sedute, o prima di iniziare a vedere magari dei risultati? Allora, il numero di sedute è standardizzato per tutti, ovviamente non c'è perché è troppo personale, particolare, diciamo, l'esperienza di ciascuno di questi pazienti, dipende anche da quanti anni ovviamente hanno sofferto di quel determinato problema, di qual è la diagnosi medica, quindi che tipo di mal di testa sia. Sicuramente il primo periodo è quello in cui si fa un percorso, un approccio, diciamo, un pochettino più intensivo, che vuol dire partire a vedere il paziente 2 volte a settimana all'inizio in modo da bombardare il problema del paziente, quindi diciamo in termini temporali abbastanza ravvicinati, e il prima possibile però calare la frequenza. Io normalmente arrivo poi a vedere il paziente 1 volta a settimana, 1 volta ogni 15 giorni, e poi scendo 1 volta al mese in modo tale da vedere qual è l'andamento del mese senza il nostro intervento. Nel mentre il paziente ovviamente continua a monitorare il tutto tramite il diario e quindi a seconda della rapidità con cui il paziente mi mostra dei miglioramenti, io allontano sempre di più poi le sedute. Quindi non c'è un numero standard, sicuramente il primo mese è quello in cui ci si lavora in maniera un pochettino più intensa e sul dopo è molto variabile anche questo. Solitamente sono pazienti che ogni tanto hanno bisogno di essere rivisti perché siccome ci sono dei fattori trigger che sono fattori scatenanti per il mal di testa, e uno di questi può essere la chiesa cervicale. Nel momento in cui qualcosa si riattiva, può essere importante ovviamente riportare il paziente. Ma siccome all'interno di questo percorso c'è sempre una parte di educazione, perché su questi pazienti una delle cose più importanti è l'educazione al dolore, l'educazione a come gestire, togliere i comportamenti sbagliati dal proprio stile di vita che possono influire sul mal di testa, quindi l'educazione al sonno, alimentare, allo stile di vita, all'attività fisica e quant'altro, è ovvio che se loro modificano questi aspetti della propria vita è facile che anche il nostro operato vada ad avere un impatto maggiore, migliore anche in termini di durata nel tempo. E per cui la cosa più importante è assolutamente far sì che questi pazienti non vengano curati da noi solo sul sintomo, ma che realmente abbiano un miglioramento che possa durare nel tempo. E più il paziente ovviamente ci segue su tutto quello che è la nostra parte di educazione, di consigli di stile di vita, più facilmente il paziente starà meglio, riuscirà anche ad autogestirsi e quindi lo dovremo vedere meno volte noi in futuro perché avrà una migliore gestione, Certo, autogestione della problematica, assolutamente. quello poi è l'obiettivo finale. Assolutamente.
No, grazie per questa parte, insomma, così pratica, che secondo me è poi veramente interessante per chi ascolta. E in realtà con la prossima domanda volevo invece andare un po' a toccare qui le due parti del tuo lavoro al momento, cioè insomma quella clinica e quella di ricerca scientifica. E quindi ti volevo chiedere intanto personalmente se c'è una differenza fra quella che è la fisioterapia della ricerca scientifica e quella della pratica clinica, e nello specifico come realizzi una sintesi fra queste due parti della tua carriera. Ma è innegabile, direi, che purtroppo la differenza tra questi due aspetti sia ancora molto forte nel nostro contesto lavorativo. Forse nella realtà in cui sei inserito tu le cose sono un pochettino diverse, non so quanto più, conoscendo altre realtà straniere, non so se in Inghilterra appunto la cosa sia differente, però in Italia, parlando della nostra realtà, c'è ancora molta differenza tra chi si occupa di ricerca e chi si occupa di attività clinica, come se fossero due mondi che non si toccassero in nessun modo, completamente distinti. Quando invece vediamo, penso ovunque a livello mondiale, che i migliori clinici fanno anche ricerca, o comunque perlomeno sono in grado di interpretare i risultati della ricerca. Nel mondo perfetto noi saremmo clinici che fanno anche ricerca, perché se tu ovviamente sei competente, aggiornato a livello scientifico e sai interpretare quello che dice la letteratura, sai anche tutte queste cose trasformare nella pratica clinica in un qualcosa che possono migliorare l'approccio al tuo paziente privato. E, perlomeno però anche se non facendo direttamente ricerca, perlomeno saperla appunto leggere e interpretare. Fare ricerca secondo me ti dà un valore aggiunto in più a livello clinico, infatti il mio dottorato è stato prettamente in campo di ricerca clinica, cioè cercando di trarre dei vantaggi che potessero essere trasportati nella vita di tutti i giorni come fisioterapisti che trattano pazienti, non come concetti astratti che rimangono ovviamente isolati a livello delle scienze di base che sono sicuramente interessanti, ma che magari hanno meno riscontri e risvolti da un punto di vista pratico. Non è facile farlo perché ovviamente togliere del tempo alla pratica clinica per la ricerca o al tempo libero, che è quello che poi spesso succede in questa situazione, non è assolutamente una situazione semplice da gestire, ma con la buona volontà e con la voglia è più che fattibile. Tant'è vero che anche lo scorso weekend ero a un convegno molto interessante. Vedo che sempre più colleghi giovani, anche italiani, stanno iniziando percorsi di dottorato e al tempo stesso portando avanti la propria attività clinica, proprio a dimostrazione del fatto che è un percorso sicuramente difficile, ma molto stimolante e che secondo me, strada facendo, nei prossimi anni, spero, da quello che sto vedendo, grandi segnali positivi, diventerà sempre più comune. Sì, no, noi vediamo assolutamente dei segnali positivi e di cambiamento, insomma, poi con la nostra pagina questo è proprio l'obiettivo, quello di riuscire a colmare questo gap che esiste, no, fra È normale che la ci sono scienza scientifica. anche pagine come la tua o comunque fisioterapisti che cercano anche di trasmettere, no? Questa cosa di far sì che anche il fisioterapista che non si occupa quotidianamente di ricerca possa avere delle pillole, delle informazioni che tra virgolette lo aiutino ad orientarsi anche in quello che è la letteratura scientifica, in quelli che sono i risultati, sperando poi magari di appassionarlo e di far sì che gli venga voglia di insomma, documentarsi in maniera sempre più approfondita su certi Certo. argomenti, su certe tematiche. Sì, perché quello che insomma notiamo spesso è che insomma, esiste veramente una grossa differenza fra quello poi che si fa nell'ambulatorio e quello che si legge, cioè una difficoltà a traslare insomma quel tipo di informazioni poi nel Nella quotidiano. pratica di giorni, assolutamente. E questo succede spesso anche nell'ambito cefalee, perché il problema, ed è il problema che secondo me è quello che ci dà tanto potere su questi pazienti, è che ovviamente esistono tonnellate di letteratura scientifica nell'ambito delle cefalee, specialmente pensiamo all'emicrania, che è sicuramente la forma più studiata. E nonostante tutto, il grande dilemma clinico è che più si studia questa cosa, più ci si rende conto che i pazienti che soffrono di mal di testa aumentano, i pazienti specialmente che si sono emicranici, la disabilità è sempre maggiore, i costi di gestione e l'utilizzo di farmaci sempre maggiori, e quindi c'è da qualche parte per forza di cose una difficoltà nel trasferire nella pratica clinica, cioè nel far star meglio questi pazienti tutte queste evidenze scientifiche. Quindi questo è un gap che spesso c'è anche nel mondo medico ed è quello che, tornando all'ambito specifico delle cefalee, ci permette di inserirci, secondo me, su questo tipo di problematiche, questo tipo di pazienti, perché spesso appunto l'approccio medico conservativo, classico, chiamiamolo, è carente e la letteratura invece, oltre che la pratica clinica, ci stanno portando sempre più alla luce quanto noi possiamo aiutare questi pazienti, assolutamente. Certo, assolutamente d'accordo.
Guarda, ti volevo solo fare poi un'ultima domanda, perché insomma stiamo arrivando alla conclusione di questa intervista. Credo che sicuramente tanti fisioterapisti sarebbero interessati ad approfondire l'argomento, magari come te a specializzarsi in questo ambito. Hai qualche consiglio per i nostri colleghi su come magari iniziare un percorso del genere o comunque per chi vuole approfondire come farlo, qual è il metodo migliore per farlo? Metodo migliore, ovviamente dipende, non è ancora definito. Diciamo che sicuramente il consiglio migliore può essere di approcciarsi a un argomento come questo, che sicuramente è molto diverso da quello che siamo abituati a fare come fisioterapisti. Cioè, chi di noi si occupa magari di problemi di riabilitazione post-intervento, piuttosto che di problematiche di spalla o di ginocchio o quant'altro, è abituato già a trattare questi pazienti, a aver fatto corsi. Per questo tipo di problematiche, per tutto quello che può essere ovviamente la specializzazione in terapia manuale, eccetera, eccetera. L'ambito cefalee spesso è un qualcosa che invece non è mai stato studiato da parte del fisioterapista e quindi la prima volta che uno si approccia a questo tipo di problematiche, a questo tipo di pazienti, anche da un punto di vista della formazione, ovviamente non ha ancora le idee chiare su quello che potrà essere questo percorso e quanto potrà essere importante. Sicuramente il consiglio principale è ovviamente di affidarsi a chi si occupa di queste cose realmente. La cosa più importante su questi pazienti è vederne tanti, ovviamente, perché sono pazienti, come dicevamo, molto particolari, che hanno bisogno di un approccio molto diverso da quello di un altro paziente con problematiche muscoloscheletriche, così come la parte di educazione, la parte di comunicazione, la parte di interazione con il medico è ancora più particolare, se vogliamo, su questo tipo di pazienti. Per cui il consiglio più migliore che posso dare è ovviamente di approcciarsi a questo mondo gradualmente, capire ovviamente quanto possa essere interessante e poi, come magari per tanti colleghi succede quando vedo che finiscono magari i miei corsi di formazione, ti chiedono di andare oltre, di fare qualcos'altro perché effettivamente è un mondo che secondo me può affascinare molto proprio per, nella scoperta di tutto quello che c'è dietro dal nostro punto di vista, di quanto noi possiamo fare su questi pazienti. E proprio perché di questi pazienti sono ovviamente tantissimi in termini numerici, e poi come cosa proprio prettamente personale è un discorso proprio di soddisfazione che trai nel cercare di aiutare una persona che ha un problema da tanti tanti anni e che spesso, appunto, come diciamo prima, non è ancora riuscito a trovare la sua strada, diciamo. Quindi a volte si diventa proprio la figura poi di riferimento per questa persona che ti sarà grato in maniera infinita perché lo aiuti su una problematica che lo affligge, che crea molta disabilità e limitazione e che spesso il paziente ormai non saprà veramente più come gestire. Ecco. Una cosa molto importante, secondo me, sarebbe riuscire ad arrivare a vedere questi pazienti prima, cioè riuscire a far sì che nell'arco del tempo le cose cambino e non arrivare come fisioterapista a valutare questi pazienti solo quando hanno fallito tutto il resto, ma il sistema medico, tra virgolette, come stiamo cercando di fare anche con altri colleghi tramite l'organizzazione di corsi, convegni, anche per medici di base, per neurologi, cercare di sensibilizzare in termini positivi, ovviamente, riguardo a quello che la letteratura dice, visto che abbiamo tanti tanti studi che ci supportano in questo e quindi fargli vedere che ovviamente siamo delle figure veramente competenti in questo argomento e che ovviamente oltre che la pratica clinica anche la letteratura scientifica ci supporta nell'essere figure che si interfacciano con questo tipo di pazienti. Sì, infatti è proprio una cosa che in Inghilterra, insomma, la Society dei fisioterapisti sta spingendo molto proprio per avere fisioterapisti anche nell'ambito acuto, anche all'interno degli studi, degli ambulatori dei medici di base per avere, insomma, un approccio precoce al paziente. Che tra l'altro taglia i costi di gestione, no? Anche per il sistema pubblico, quindi assolutamente insomma, diventa un vantaggio direi per tutti, dal paziente stesso al sistema sanitario, a noi fisioterapisti, quindi direi che è una strada su cui spero si possa andare sempre di più nei prossimi anni, anche qui in Italia. Sì, infatti lo spero anch'io. Matteo, grazie mille, è stata una bellissima e interessantissima chiacchierata oggi. Spero che vorrai to tornare a trovarci perché le domande erano veramente tantissime, ma il Anche tempo purtroppo è limitato. dai, quindi ti Grazie. ringrazio, grazie Paolo, grazie a tutti per l'attenzione. Speriamo di aver smosso un po' di interesse, diciamo, di aver dato qualche pillola, qualche informazione in più riguardo al mondo delle cefalee e aver fatto capire, insomma, a tanti colleghi che magari vogliono approcciarsi a questo mondo, che sicuramente è una strada che può essere molto interessante, può dare molta soddisfazione e può essere soprattutto molto d'aiuto per questo tipo di pazienti, che poi è la cosa appunto più importante. Certo.
Grazie ancora, grazie, grazie a tutti voi amici di Guida Galattica per aver avuto la pazienza e l'interesse di ascoltare questa intervista. A presto e ci vediamo per la prossima intervista. Grazie, ciao a tutti. Ciao, ciao.